quindi insomma tu sei, ti sei messo a produrre, insomma, produci musica, produci anche vino, no? Produciamo anche vino. E il vino, come sta andando il vino? Che sta andando molto bene. Abbiamo già venduto tutta l'annata 2017. L'annata 2018 sono rimaste pochissime bottiglie. Okay. Quindi affrettatevi, numerosi. Ragazzi, affrettatevi davvero, perché il vino primo è un vino buonissimo. Certo. Ce ne siamo bevuti una bella bottiglia. Chiedeglielo all'oste se il vino è buono. Madonna, è ovvio che è buono, ragazzi. Vabbè. Merita. Veramente, veramente. Lo dicono loro, però. No, lo diciamo loro. Noi assolutamente, ma l'abbiamo sempre detto. E sinceramente a chi l'ho fatto bere, ai miei amici, mi hanno sempre detto buonissimo. Infatti cosa ho fatto oggi? Dato che veniva boom, io ho detto guarda boom, portami 3-4 bottiglie di vino. Certo. E boom, me l'ha portata e sono nella mia bacheca per le cene importanti, no? Sì, ce l'abbiamo anche in diretta da mostrare, ma dopo lo apriremo e lo degusteremo insieme. Bravo, bravo, anche perché ci stavi dicendo insomma che insomma sta andando bene, no? Sì, le vendite stanno andando molto bene. Tu sai che oggi ha bevuto il vino anche Loris. Loris, ti piace il primo? Tu nota bene che sì. Alberto Maria Cattaneo è stato ospite a casa mia 2 anni fa. Sì. E le sue bottiglie di primo, le prime che ha prodotto, ce le ho ancora sopra la mia cucinetta in bella esposizione. E ogni volta qualcuno arriva a casa mia, ma quello è il vino primo, vedrai. Questo l'ha fatto il mio amico Bum Bum Maria. E assaggia, produci e vedrai che poi comprerai, degusterai, insomma, se lo sto un po' marchettando, No, sì, no, invece stai consigliando, e fate comunque, ti dico la verità, molto buono, molto corposo, molto buonissimo, da assaggiare con le carni. Non sono un sommelier, però ho fatto modestamente 2 anni di ingegneria enologica. E poi sei comunque uno che beve di brutto, spesso ho tutti i punti sulla patente. Ti sbagli su una cosa soltanto, sai, perché tu hai detto che... Io mi sbaglio? Sì, sì, lo so che non è difficile che tu ti sbagli, però tu hai detto che il vino è prodotto dal nostro amico e dei suoi collaboratori. Io sono qua come rappresentante di una società di 5 amici che comunque siamo cresciuti insieme. Ah, sei il corriere tu in pratica? In questo istante possiamo dire che lui è quello che consegna, poi ci dovrebbe essere Mauro collegato con noi. Mauro, ci senti, Mauro? Vi sento, ciao a tutti. Grande! Benvenuto Mauro a Radio Web Show. Allora, ciao, grazie, grazie. Allora, Mauro, innanzitutto, allora Loris dice che giustamente dice questo, lui ha bevuto il vino primo, no? Ce le ha belle davanti la sua cucina. Chi entra dice quello lì è il vino che produce il mio amico Alberto. Secondo tu hai qualcosa da dirgli a Loris, insomma, in merito? Perché anche tu è un po' limitante, no? Va benissimo, Alberto è una delle anime del gruppo, quindi va benissimo che ci dividiamo oneri, onori, gioie e dolori. Giusto. Per ora tante gioie, diciamo, dolori pochi per fortuna. Grande, grande. Innanzitutto ti facciamo buon anno, Mauro. Mi sembra che ci siamo sentiti, può essere... Alberto, non ci siamo sentiti con Mauro. No, non ancora. No, abbiamo... Forse ci siamo scambiati qualche mail. Sì, sì, sì. È vero? In passato. Dai. Forse ti sei sentito con Simone d'Alberto quando ci hai fatto da sì, con gli altri soci vostri, sì. No? Allora, Mauro, voi siete in 5, dico bene? Sì, 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 siamo un bel gruppetto, le cose da fare sono tante e quindi ce le dividiamo un po', insomma, giusto. Visto che il lavoro in ambito vino è impegnativo. Abbiamo Alberto che è impegnato, diciamo, a bere il vino primo con gli amici, no? No, è vero. Promotion, come facciamo tutti. Promotion, beh, chiaramente un po' tutti. È il corriere. È il corriere. Tu invece più o meno di cosa ti occupi in questa, diciamo, crew di amici che produce questo vino buonissimo? Ma allora, diciamo, mi occupo un po' della parte di vendita e non tanto magari verso i privati, ma anche verso delle aziende. Il nostro vino viene proposto, trattandosi di un prodotto che non è nella grande distribuzione, diciamo. I contatti per la vendita li generiamo direttamente noi. Certo. E abbiamo avuto un discreto successo, per esempio, nel proporlo a delle aziende anche abbastanza rinomate, insomma, come regali aziendali per i propri dipendenti, ma eccetera. Certo. Quindi generare tutti questi contatti, spiegare anche il prodotto, perché essendo un prodotto artigianale va anche poi spiegato molto bene, no? Sì, raccontato. Quindi, esatto, raccontiamo il prodotto, lo vendiamo. E poi facciamo anche tanto controllo qualità, perché molte bottiglie ce le beviamo, parliamo chiaro. Ma dai! Grandissimo! Guarda, comunque,
Abbiamo pranzato oggi insieme a Primo e ad Alberto, quindi ci ha raccontato un po' Alberto le curiosità un po', diciamo, diciamo di questi ultimi anni con la vostra produzione, no? Bello, sì. Bello, ci piace molto. Guarda, tra l'altro noi abbiamo passato qui a Radio Baby Show uno spot, no? Radiofonico, proprio di Divinorum. Se stai in linea ce l'ascoltiamo. E poi certo. continuiamo a parlare un attimino di Primo, perché tra poco ne apriremo una boccia. Quindi insomma, no, certo. Ragazzi, che dite? Sì, ce l'abbiamo. Apriamo il terzo, il quarto? Mi sembra giusto. Il terzo questo. Allora ascoltiamoci uno spot incredibile, ragazzi, le cantine di Minono. Sentiamocelo, ragazzi. Cinque amici cresciuti insieme realizzano un sogno e producono vino Nebbiolo. Così nasce Primo. Un Nebbiolo in purezza di denominazione d'origine controllata delle colline novaresi in Alto Piemonte. Bravo! Prodotto con uva rigorosamente raccolta e selezionata a mano. Primo è un vino affinato in tournoi rovere francese. È un vino equilibrato che si sposa con i primi piatti della tradizione, perfetto per i classici abbinamenti a base di carne rossa. Delizioso con aperitivi a base di salumi e formaggi stagionati, fino al classico abbinamento con le pere. Scopri di più sul sito cantinedivinorum.com o seguici sui social Facebook e Instagram. Per info e acquisti contattaci su info@cantinedivinorum.com. E allora avete capito, amici? Contattate le cantine Divinorum, no? Ci sei ancora, vero Mauro? Sì? Certo. Grande, grande, grande Mauro! E allora attenzione Mauro, perché tu... poco fa hai detto una cosa bella, insomma, state cercando di lavorare molto nella distribuzione tra di voi, anche Boom, insomma, e cerca di vendere ad amici, però ricordiamo che voi avete comunque un gran bel sito dove racconta il vostro primo, il vostro vino, no? Lo racconta proprio, e dove assolutamente si può anche acquistare dal sito, dico bene? Certo, sì. Grande. Assolutamente. Molto bene, molto bene. Cantinedivinorum.com. Cantinedivinorum.com. Volete dire qualcosa a Mauro, ragazzi? Anch'io voglio fare una domanda. Intanto ringraziamo Miss J che ci porta dei bicchieri. Eccoci, grande J. Mauro. Intanto pensa che durante che cercavo di richiamarti è arrivata Miss J con dei bicchieri di cristallo e fra un po' li riempiremo del primo vino pregiato. Beati voi. Cosa volevi aggiungere, Mauro? Volevi dirci qualcosa? No, che è stata ed è una bella avventura questa di imparare a gestire, diciamo, la produzione di un prodotto complicato, no? Come quello che può essere il vino. Certo. E quindi stiamo sempre imparando tantissimo e la nostra mission, insomma, dalla posizione geografica dove noi produciamo, che è l'Alto Piemonte, cerchiamo di investire il massimo e tirare fuori il massimo della qualità, insomma, da questo prodotto, sia come caratteristiche organolettiche, ma anche per quanto riguarda il packaging, la bottiglia, come si presenta. Giusto. E iniziamo ad avere delle belle soddisfazioni, perché sulle vendite che abbiamo fatto, per esempio per Natale, tanti clienti ci stanno mandando le foto, ringraziando, bello. Insomma, stanno apprezzando il prodotto, e questa è la cosa più bellissimo. Bella, insomma. Guarda, noi stiamo aprendo adesso una bottiglia di Primo, ecco, l'abbiamo appena aperta, no? Veramente, tu hai parlato del packaging, veramente la bottiglia si presenta in modo veramente elegante, credo che è un perfetto... pensiero di Natale, pensiero per le feste in generale, direi, anche per un compleanno, no? Veramente. Guarda che sta staccando il... Ma anche per un divorzio. Anche per un divorzio. No, se sentite questo fischio, praticamente è il tappo che esce dal cavatappi. Praticamente c'è Boom che sta aprendo la bottiglia, ce l'ha aperta. Tappo in monoblocco, fantastico. Con scritto Cantina Divinorum, come vedete nella telecamera. Fallo vedere. Grandi. Poi allora, tutto chiuso in gommalacca. Allora sì. Facciamo una cosa, abbassa il volume di tutto. Fai sentire come scende nel bicchiere. Sentiamolo. Sentiamo, Madonna, ragazzi. Wow. Colore rosso rubino granato. Wow. Aspetta che l'assaggio in diretta. Sei ancora con noi, vero Mauro? Certo. Ce l'hai tu? Con la colina in bocca. Guarda. E non ce l'ho davanti. Ma guarda, io lo bevo mattina, pomeriggio, sera, quindi non preoccupatevi. Voglio ricordare che Mauro è il promotore della società, è quello che ha avuto l'idea e che quindi ci ha portato fino ad adesso. Ed è un'idea eccezionale. Io sono contento di essere stato coinvolto in questo progetto. Ma che buono. E quindi cioè, è un buon prodotto, un prodotto di denominazione di origine controllata delle colline novaresi in Alto Piemonte. Prodotto tra l'altro in zona UNESCO,
quindi in terreni appartenenti al Man in the Biosphere Program, con Integrated Pest Management, e quindi gestione integrata degli infestanti, quindi tecniche più naturali, meno impattanti sull'ambiente, con meno utilizzo di chimica, per favorire anche la biodiversità all'interno della vigneto. Quindi una lotta integrata. Una lotta integrata, come si usa comunque nelle regioni avanzati per la produzione vitivinicola, quale il Trentino, ad esempio, e l'Alto Piemonte. Grazie, grande boom, grande il primo. Allora, Mauro, fra un po' ti lasciamo tranquillo. Volevo farti ancora una domanda io, no? Sì. Volevo chiederti, allora, il primo vino delle cantine di Vinorum, un po', no? Sentiamo ancora questo suono scrosciare. il primo vostro vino che producete, insomma, no? Sì. Sì, sì. Allora, volevo chiederti quando è che fate un'altra qualità, se avete in cantiere una nuova produzione, puoi dirci qualcosa? In anteprima. Allora, qualcosa bolle in pentola, non vogliamo ancora, diciamo, svelare dei dettagli, però considera che voi state bevendo, immagino, una bottiglia del 2018, esatto, e noi siamo già ovviamente alla produzione del 2021. Cavolo. Quindi abbiamo già davanti tre annate pronte, ogni annata ha dei trattamenti diversi a seconda di come viene sviluppata la pianta in campo ogni anno, e quindi la cosa anche interessante è che acquistando, diciamo, assaggiando primo nelle varie annate, si possono scovare le varie differenze a seconda di come è stato affinato in botte, a seconda di se l'annata è stata più siccitosa piuttosto che un po' più piovosa, no? Certo. Quindi già avere, anche se è un monoprodotto, chiamiamolo, che è stata un po' la scelta iniziale, proprio, ci sono tante diversità. E adesso, superato questo periodo un po' complicato che insomma abbiamo vissuto un po' tutti, sì, speriamo di riuscire ad introdurre comunque qualcosa di diverso, su cui però non ci vogliamo ancora sbilanciare. Il secondo. il secondo, esatto. Beh, intanto... No, beh, lo chiameremo, penso, sempre primo, no? Beh, intanto... Perché ormai è un nome... Ah, una mia curiosità, il fatto di produrre un vino con metodo biologico, secondo te... Integrato. No. Questo è sì, ok, ma l'idea in futuro magari di fare, non so, cosa ne pensate voi, diciamo, ecco, di produrre un vino con metodologia biologica? È una mia curiosità, così. Alberto, vuoi rispondere tu o rispondo sì, io? Sì, rispondo io volendo. Allora, io personalmente, comunque, essendo anche nel settore, esatto, sono più per l'integrato, okay, che per il biologico. Perché il biologico, benché abbia molto mercato, è anche un grande spreco di risorse. Ed è anche una produzione molto di nicchia, e noi vogliamo essere forse un po' più standard, un po' più vicini a tutto, mm-hmm, tanto alla società quanto all'ambiente, okay, e quindi forse l'approccio integrato, dove non c'è uno spreco di risorse, anche più coerente rispetto al biologico. Perfetto, quindi continueremo, chiaro, su questa direzione. Chiaro, chiaro. E poi anche una questione di certificazioni anche in campo del prodotto. E noi abbiamo vigneti in cui produciamo con integrato, e quindi continueremo con l'integrato. Ok, grazie. Grande, grande, grande. A questo punto, ragazzi, siamo anche un po'... ci stiamo dilungando anche, credo che... Mauro, dove sei tu adesso, Mauro? Io sono a sciare. Wow! Non volevo dirlo perché qualcuno... Beato te, lavora, ragazzo! Dove sei? Sono a Foppolo, in Val Brembana, provincia di Bergamo. Grande, grande. Guarda, ti lasciamo allora continuare la tua... giornata di sci, intanto che noi ci continuiamo a bere il primo delle cantine di Vinorum, ok? Va bene, ragazzi, grazie mille come al solito, magari prima o poi verrò a trovarvi anch'io. Assolutamente, ti aspettiamo. Grazie Mauro, intanto, ti aspettiamo. Grazie a tutti, buona giornata a tutti. Grazie. Buona giornata. Buona sciata. Ciao Mauro. Ciao, buon anno. Buon anno. Ciao, grazie. Grande, ciao, Mauro, ciao, delle cantine di Vinorum, grazie. Ciao Mauro, buona giornata a te. Ciao, ciao. Interessante, dovrebbe venirci a trovare.